Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e purtroppo apriamo con una brutta notizia perché un escursionista è morto in Garfagnana dopo essere caduto dalla cresta della Penna di Lucchio. Sono 1176 metri nel comune di Bagni di Lucca. L'uomo era insieme a un altro escursionista che l'ha visto cadere dalla cresta. La caduta per circa 200 metri è avvenuta lungo un pendio molto molto ripido con una vegetazione molto fitta. Sul posto è intervenuto l'elicottero Pegaso 3 con il medico del 118 e la stazione di Lucca del soccorso alpino per agevolare il recupero con verricello della salma che è tra la vegetazione. E adesso venendo alla cronaca, avrebbero sfruttato 80 immigrati, gente che aveva bisogno di soldi e che veniva impiegata per 13 ore al giorno per pochi euro, e dopo il blitz dei carabinieri 11 persone sono finite nei guai. Per 6 persone c'è stato l'arresto in carcere, una domiciliari, mentre 4 hanno ricevuto obblighi di dimora. L'indagine è dei carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, coordinati dalla Procura di Firenze. Oltre agli arresti ci sono anche sequestri di beni mobili e immobili appartenenti a società di Prato e Massa che si occupavano di distribuzione di volantini. Ed era questa l'attività con la quale gli immigrati sarebbero stati sfruttati, e i volantini erano tutti di note catene commerciali estranee ai fatti. L'attività lavorativa veniva in assenza delle principali tutele in ambito di lavoro, la retribuzione era di una trentina di euro al giorno, ma i caporali avrebbero trattenuto per sé gran parte della somma, e i lavoratori venivano inoltre controllati con sistema di tracciamento elettronici. C'è un'operazione antiusura della Guardia di Finanza di Pisa finita con l'arresto di un uomo residente a Lorenzana, provincia di Pisa, che prestava denaro applicando interessi fino al 65% annuo. L'indagine ha evidenziato che anche i 600 euro del bonus alle imprese previsti dai recenti provvedimenti normativi per l'emergenza Covid erano utilizzati per il pagamento di una rata degli interessi. Da accertamenti della Guardia di Finanza risulta che l'arrestato quindi percepiva il reddito di cittadinanza. E andiamo in provincia di Lucca, esattamente a Bagni di Lucca, incidente stradale a Badia Pozzeveri e un bimbo è risultato gravemente ferito, è accaduto ieri pomeriggio. Grave incidente stradale intorno alle 15 di mercoledì pomeriggio sulla via Francesca Romea all'incrocio con via dell'Agliaio di Badia Pozzeveri. Per caso è ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate ed una di esse è finita fuori strada. Nel sinistro è rimasto ferito in modo molto serio un bimbo di circa 10 anni, di origine tunisina ma residente ad Altopascio, che viaggiava sul sedile posteriore. Secondo le prime notizie avrebbe riportato fratture alle gambe ed un serio trauma facciale, tanto che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al Maier di Firenze. Ferite in modo più lieve le altre persone coinvolte nell'incidente, la mamma, il fratello ed un'altra passeggera, che invece sono stati trasportati a San Luca di Lucca, illesi i componenti dell'altra vettura. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze inviate dal 118 di Lucca. I rilievi, compresi gli esami tossicologici, sono stati effettuati da 2 pattuglie dei vigili urbani di Altopascio. Da registrare notevoli disagi e code su un'arteria, peraltro da sempre, ad alta densità di traffico. Evacuato nella notte un edificio di 2 piani a Piombino in via Primo Maggio per il crollo parziale della copertura. Non ci sono feriti, ma lo stabile dove vivono 6 famiglie è stato evacuato, si tratta di 10 persone. Ci sono le verifiche tecniche sull'agibilità del fabbricato e per metterlo in sicurezza. E il deputato pratese Antonello Giacomelli diventa commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sentiamo il suo intervento in aula. Signor Presidente, con il voto di martedì la Camera mi ha indicato nell'autority delle comunicazioni. È per me un onore, una grande responsabilità a cui mi propongo di adempiere con il massimo impegno. L'incarico a cui il Parlamento mi designa richiede indipendenza ed autonomia da ogni posizione politica di parte, e io prendo qui l'impegno di rispettare lealmente questa condizione, sia formalmente che sostanzialmente. Per questo domani stesso restituirò la tessera del mio partito
non perché io abbia trovato nel mio partito, come nel mio gruppo parlamentare, qualcosa di diverso dal desiderio di servire il Paese e la comunità nazionale, ma perché il ruolo a cui sono stato indicato richiede di lavorare in modo esclusivo per l'istituzione e per i fini di interesse generale ad essa affidati dalla legge, senza alcuna mediazione di posizioni politiche di parte. Per lo stesso motivo lascerò, come prevede la norma, il Parlamento, non appena vi sarà l'atto formale di nomina del Presidente Mattarella, a cui voglio esprimere anche in questa occasione rispetto e gratitudine. L'ultima parola che pronuncio in quest'Aula non può che essere quella della mia città, Prato. Una città forte, generosa, ricca di inventiva e passione, chiamata ad affrontare processi complessi di ridefinizione di se stessa e delle proprie dinamiche produttive e sociali. Ho cercato di servirla come meglio ho potuto, pur tenendo sempre presente quello che a me è sembrato l'interesse generale del Paese. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato l'opportunità di prendere la parola per l'ultima volta in quest'Aula. Sono grato ai colleghi per il ruolo a cui hanno ritenuto di propormi. Con l'aiuto di Dio, intendo adempiere a questa responsabilità, come prevede la Costituzione, con disciplina ed onore, nell'esclusivo interesse della Nazione. Viva il Parlamento, viva la Camera dei Deputati. E rimanendo a parlare di Pratesi con importanti riconoscimenti, c'è Sandro Veronesi, noto scrittore, che è diventato un Gigliato d'Oro, il più importante riconoscimento a Prato. Sentiamo. Oggi torna a Prato con un secondo premio Strega sulle spalle. Che cosa significa per lei? Questa è una città che dà soddisfazione, quindi mi fa piacere portarglielo qui. E mi fa piacere anche che mi incoronino imperatore, mi hanno detto che mi incoronano imperatore nel castello, e si fa, io riporto il premio e loro mi danno lo scettro, diciamo. Ecco, un riconoscimento formale anche il Gigliato per lei. Prato allunga la lista di personaggi importanti della sua storia. Sì, poi comincia a essere interessante Prato come per le patrie lettere, no? A parte il premio Strega, ma ci sono ragazzi, scrittrici, giovani che insomma forse incoraggiate anche da me, da Annesi, stanno facendo onore a questa terra che per tanto tempo sembrava distante da queste cose, dedicata più che altro all'industria, e invece no, poi alla fine siamo un bel plotone, diciamo, tra giovani e meno giovani a fare onore a questa terra. Ecco, Prato può essere un colibrì? A parte che lo siamo stati tutti per 2 mesi, perché con molto dispendio di energie siamo stati fermi, ma Prato in particolare, perché per stare ferma Prato consuma tanto, ma tanta energia, e si spera che questa energia adesso possa essere di nuovo invece impiegata per quella che è l'attività, diciamo, principale di questa città, cioè produrre ricchezza. Credo che vada anche celebrato la nostra città, perché Sandro è a tutti gli effetti un figlio di questa città, di questa comunità, e credo è parte della sua storia, quello che racconta, siano esito, lo ha detto tante volte, anche di quello che lui ha vissuto proprio a Prato. Andiamo ad Arezzo, dove la Casa Museo Bruschi riprende l'attività e inaugura un importante restauro. La Casa Museo Ivan Bruschi ha ripreso l'attività, una ripartenza bellissima in questo scenario che è veramente da favola, e si comincia anche con la presentazione di un importante restauro. Certamente abbiamo il piacere questa sera di riprendere ufficialmente l'attività, e quindi un bentornato a tutti, bentornato agli ospiti, bentornato alla città di Arezzo, che la Casa Museo ha sempre proseguito la sua attività anche in remoto, e poi un bentornato lo diamo a 2 importanti opere che sono state oggetto di un importante restauro: la Tanagrina, che è un po' il simbolo della Casa Museo Ivan Bruschi, e dopodiché un eccezionale dipinto che è incomodato da Ubivanca, che è la pala di Paolo.
ed è veramente un'opera eccezionale. È un importante ritorno quello delle due opere, peraltro una è un po' il simbolo di Casa Bruschi, quindi è una serata importante doppiamente. Doppiamente importante non soltanto per le due opere che ritornano, ma per l'alta professionalità che questo restauro sottolinea. Da una parte l'opificio delle pietre dure per il restauro della statuetta di Tanagra e dall'altra la restauratrice Muriel Vervat che dall'opificio proviene, ma che è una delle più importanti e prestigiose restauratrici in territorio toscano ma anche in territorio nazionale. Tra l'altro è importante anche il passo perché Casa Bruschi è stata una delle prime strutture museali ad aver riaperto, ad aver attirato anche persone durante l'ultima fiera. Sì, ecco, questo sono felice che lei lo sottolinei perché è anche un auspicio che corrisponde anche al lavoro svolto all'interno della fondazione da chi ci lavora, quello cioè di renderla il più possibile sicura ma nello stesso tempo anche facilmente visitabile. E ora allo sport, sentiamo il mister della Fiorentina Iachini dopo il successo contro il Lecce. Ma no, guarda, noi abbiamo pensato a preparare come tutte le partite anche questa nella solita maniera, con la predisposizione giusta. Purtroppo nessuno ha detto che la Fiorentina è stata una delle squadre più colpite dal coronavirus e tutto il gruppo è stato veramente bloccato non solo a casa ma anche a letto per le problematiche e quindi quando abbiamo ripreso ovviamente ci stava che le prime partite, le prime settimane potessimo avere qualche difficoltà in più rispetto agli altri. Però difficoltà che sono state legate soprattutto al fatto che abbiamo fatto qualche gol in meno, ma abbiamo creato tanto, siamo una delle squadre che tira più in porta, che ha creato più occasioni. In Serie A abbiamo colpito 5 pali in 6 partite, che potevano darci quei punti in più che il gruppo e la squadra, per come stiamo lavorando, per come si è creata questa compattezza, unità di intenti, avrebbe meritato. Purtroppo non li abbiamo raccolti, però siamo venuti qui sapendo che era una partita molto difficile, perché Lecce ha battuto la Lazio, una squadra che stava organizzata, una squadra che ha delle qualità individuali importanti, quindi bisognava prenderla nella maniera giusta. Siamo venuti qui con personalità, partendo subito forte, volendo dare subito un'impronta alla partita importante, siamo stati intensi, aggressivi, alti, abbiamo creato i presupposti per vincere la partita e quindi bene così, la squadra ha fatto una grande prestazione. Peccato per il gol nel finale dove siamo stati un po' leggeri e lì mi sono un po' arrabbiato, però avanti con atteggiamento e mentalità giusta, abbiamo ancora altre partite da dover fare e da fare per bene. Noi, guarda, il presidente quando prima era finito quando siamo andati in lockdown, il press aveva detto, il presidente aveva detto, Iachini è arrivato, ha fatto una media punti di 1,6 a partita, ha fatto un ottimo lavoro, ha rivitalizzato i giocatori, la squadra ha ripreso il suo percorso, il suo cammino. Nel momento in cui riprenderà il campionato vediamo. Prima ancora che di iniziare la prima partita di rinizio, già 15 giorni prima erano cominciate a girare mille voci sui giocatori, l'arrivo, allenatori, ma quello è stata una cosa, insomma, un po' ai ragazzi ha fatto un po' male, perché ovviamente quando ci sono tante chiacchiere, tante voci non fanno bene al gruppo e alla squadra, però ci siamo compattati fra di noi, abbiamo continuato a lavorare, abbiamo continuato a seguire il nostro percorso di lavoro e nella convinzione di dover andare a fare i punti che, attraverso le prestazioni, ma qualche volta ci è mancato qualche punto e quindi si vedeva il bicchiere mezzo vuoto invece di vedere il mezzo pieno, senza considerare appunto le fatiche di questi ragazzi e quello che ha subito questo gruppo in virtù del coronavirus, perché non dimentichiamo che siamo stati tutti a casa fermi, ma in tanti malati e senza poter allenarsi come alla ripresa come avremmo voluto. Cioè, mi piacerebbe vedere sempre la squadra che va in campo sia in casa che fuori casa per i tre punti come abbiamo sempre fatto, nella speranza di poter fare essere un po' più concreti sotto porta, perché ci è mancato questo, abbiamo tirato tanto, ripeto, in porta e non siamo riusciti spesso a essere così bravi, così concreti nell'indirizzare le partite, no? E le partite poi girano su certi episodi e in questo senso ripeto, i ragazzi per gli sforzi profusi meritavano dei punti in più che non hanno preso, però guardiamo avanti, prepariamo una partita alla volta, anche perché le energie giocando ogni tre giorni sono sempre meno, anche oggi abbiamo avuto D'Albert che si è fermato nel riscaldamento, German nell'intervallo ha dovuto cambiarlo perché quando si va, il portiere ha avuto un problema alla schiena ieri e quindi
quando si gioca in maniera così ravvicinata, lo stesso Gaetano Castrovilli, però ha fatto una grande partita Ghezzal, ha giocato molto bene, un ragazzo che in quel ruolo gli si è ritagliato un ruolo in quel ruolo lì, è una punta, lui è una punta esterna offensiva, invece dall'inizio, da quando abbiamo parlato insieme, gli si è ho cercato di ritagliargli questo nuovo ruolo e lui lo stava interpretando alla grande, no? In maniera qualitativa, in maniera incisiva. E quindi sono contento anche per lui che ha trovato il gol, lo meritava già qualche partita fa perché con la Lazio ha preso la traversa sul 2-0, poteva essere la partita il colpo che chiudeva la partita e ci portava sul 2-0, però l'ha trovato oggi, va bene lo stesso, l'importante è che si lavori perché ci si creda e si faccia in modo di andarci verso la porta avversaria e con convinzione giusta. Io mi fermo qui, grazie per averci seguiti.